perché protesta ancora? Qual è il problema? Perché se i profughi vengono redistribuiti, si crea una politica di accoglienza globale e europea, allora il problema si risolve. Si calcola che anche dei profughi verranno via dall'Italia e verranno redistribuiti, circa 40.000 mi sembra di capire. Invernizzi. Perché il problema non sono i profughi, il problema non sono i profughi siriani ed iracheni, di fronte ai quali penso che tutti noi dobbiamo essere pronti ad allargare le braccia e ad accogliere. Non stiamo parlando di coloro che scappano da quelle bestie sataniche dall'ISIS, nei confronti dei quali anzi dovremmo fare molto di più anche a livello internazionale. Il problema è determinato da quelli che vengono definiti migranti economici, che in verità possiamo anche definire clandestini, cioè coloro che scappano da zone in cui non c'è la guerra, persone che vengono attirate dal mito della ricca Europa nella quale costruirsi un futuro migliore. Il problema sono quelli, la redistribuzione dei profughi è qualcosa di molto diverso rispetto a quello di cui a quello che stiamo affrontando oggi in Italia, perché se guardate le domande anche di asilo politico presentate, sono l'assoluta minoranza, siamo nell'ordine del 15-20% del totale dei clandestini che arrivano in Italia, che significa che il resto dell'Europa, per quanto riguarda il problema dell'Italia, si interessa di quel 20%. Il restante 80% di persone che vengono dal Bangladesh, dal Pakistan, dall'Africa subsahariana, all'Europa non interessano e verranno scaricati ancora sull'Italia. Per farvi vedere, ecco perché noi ci opponiamo, qual è il problema dell'accoglienza anche rispetto ai territori, abbiamo sentito tutti i miliardari che offrono le loro case.